Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oh, lì c'è qualcosa che non ci dovrebbe essere. Allora, oggi come potete ben vedere, uno svuota la spesa senza glutine. Sono andata di nuovo io e ho preso anche delle cosine nuove e adesso ve le faccio vedere. Allora, ho preso questi biscotti della Cereal Buoni Senza, che sono senza glutine e senza lattosio. Questi qua sono cacao e cioccolato e poi ho preso questi cereali e gocce di cioccolato. Poi queste brioche pausa sì della Char. Questo pane integrale al grano saraceno della Vial. Questi sono buonissimi i cereali. Poi il panfette della Nutrifree cereali, ho preso questo, il panfette per bruschetta e poi quello integrale. Poi sempre della Nutrifree ho preso il pan bauletto integrale e il pan bauletto bianco. Della Giusto ho preso i florelli, che sono i biscotti preferiti di Maurizio. Della Piaceri Mediterranei i cracker, questi qui. Al rosmarino, poi sempre della Cereal, questi buoni senza al grano saraceno, questi cracker pocket della Char e poi le farine della Mulino Marello, il preparato per crepe, per pizza e focaccia, per pasta fresca, per torte, per crostate e biscotti. Allora, poi ho preso queste patatine qui della Farabella, gli snacks al formaggio che a Gabriele piacciono un sacco, i della Giusto, i Bigusto, che anche questi sono i suoi biscotti preferiti, i savoiardi della marca inglese, perché Giorgia vuole fare un tiramisù speciale. Poi c'era questa confezione del pan grattato della Nutrifree 2 più 1 gratis da 500 grammi, allora l'ho preso. Questi della marca inglese saraceni integrali al grano saracena avena, che di Gabriele ha detto che sono molto buoni, allora li ho ripresi. Poi ho preso un po' di cose della Massimo Zero, i fusilli nel pacco da 1 kg. Le caserecce da 400 grammi, i sedanini da 1 kg, poi ho trovato queste pappardelle all'uovo e quindi le ho prese per provarle, i taralli con semi di finocchio e poi della Garofalo invece i gnocchetti sardi e i radiatori, poi sempre della Massimo Zero le mezze penne però da 400 grammi. E poi sempre della Garofalo i fusilli, questi qua i legumi e le caserecce. E basta, questo qui è tutto quello che ho preso. Fatemi sapere se anche voi usate queste cose, se qualcuna l'avete già provata o come vi trovate. Per esempio, io mi trovo molto bene con la pasta della Massimo Zero, è molto molto buona. Anche questa qui della Garofalo ci piace molto. Fateci sapere sotto nei commenti e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 1, 2, 3, come on!